L'arte di Maria Paola May. Sigla. Benvenuti sul mio canale Pensieri Armonici. Oggi parliamo di un artista in mostra virtuale presso gli spazi della CEAR Gallery di Milano, della dottoressa Yoshi Oka, con la quale collaboro. Maria Paola May è un'artista piemontese legata a un realismo poetico, un realismo in cui si respira la malinconia del Novecento, la malinconia del classicismo, colori che richiamano al passato. Eppure la May è un'artista fortemente collocata nella sua contemporaneità, un'artista capace di sviscerare il suo tempo e di raccontare, di rappresentare le tematiche che più di altre le stanno a cuore. Innanzitutto il suo tema più forte è quello legato alla sfera del mondo femminile, non soltanto per quanto riguarda l'emancipazione femminile o la violenza sulle donne, ma proprio nello sviscerare quelle che sono le sensazioni, le emozioni, i tormenti che le donne spesso vivono. Le donne della May sono donne che hanno sofferto, sono donne che sono pensierose, riflessive, sono tormentate, sono donne che attraverso la presenza di molti simboli e di molti segni lei riesce a evidenziarne quei tormenti. Vediamo per esempio quest'opera con la catena. Questa è una metafora, la donna utilizzata come oggetto, come schiava, e richiama a quello che è il problema della violenza domestica, la donna che ancora non ha raggiunto la parità. Eppure vediamo che Maria Paola May accompagna sempre la tristezza e questa tribolazione con degli elementi che manifestano invece la sua positività, la sensazione e la speranza che si possa cambiare. Vediamo per esempio il biancore di questi fiori. Il bianco è il colore della speranza, è il colore del cambiamento, quindi qui l'artista manifesta la sua forte voglia di cambiamento. E poi vediamo quel rosso che è come se fosse il cuore di quella donna, è un rosso molto acceso che spicca all'interno dell'effetto cromatico generale ed è quello che è il punto esclamativo di quella donna, il pensiero di quella donna rannicchiata che non ha forze, eppure ha quel cuore, quel fiore in sostanza rappresenta quello che è la sua forza emotiva di questa figurazione. Le donne di Maria Paola May sono seducenti ma raffinate. Maria Paola May rappresenta la femminilità in varie forme, anche sotto l'aspetto seduttivo, ma lo fa sempre con eleganza e si lega a una società che invece troppo spesso ormai ci è abituati a rappresentare la figura della donna oggetto, la figura della donna bella da vedere, del corpo che si vende. Altro aspetto che caratterizza l'arte di Maria Paola May, sicuramente la sua attenzione alla spiritualità, all'aspetto emozionale legato alla cristianità, un aspetto che si ricollega anche al suo amore per la terra e per i valori familiari che vediamo in alcune opere in cui enfatizza questo aspetto, questo legame con la Sardegna, in cui enfatizza gli abbracci, il volersi bene, i legami familiari, e anche questo è un modo con cui Maria Paola May manifesta un disagio nei confronti di una società contemporanea che trasmette valori differenti da questi, da quelli che erano i valori riconosciuti di un tempo. E per manifestare questo legame con il passato e con i valori
di un tempo, Maria Paola May si rifà anche ad opere in cui cattura scene che sono del quotidiano ma che sembrano scene legate ad altri tempi, come a scene di caccia, come a scene rurali, ma di un tempo passato. Guardate i colori come sono legati proprio, come dicevo prima, al classicismo, legati al secolo scorso. Ecco, Maria Paola May è un'artista che ricerca grazia e armonia nella bellezza, una bellezza che non è esclusiva del senso visivo, ma una bellezza che cerca di andare oltre quello che è lo strato apicale dell'immagine, per vedere che cosa c'è dietro, per giungere all'essenza delle situazioni. E Maria Paola May è tutto questo, è un'artista con un'anima molto romantica, un'anima legata alle tradizioni e al classicismo, ma è un'anima in cui la poetica è tremendamente attuale. È una donna, prima di essere artista, che sa cogliere quelle che sono le tribolazioni del mondo femminile, che in sostanza è l'elemento peculiare della sua arte, perché anche quando Maria Paola May ricorda la spiritualità e ricorda il mondo delle tradizioni, comunque si collega alla donna in quanto essere umano fondamentale alla vita. La spiritualità vista come l'amore dato agli altri, quindi la donna che dà la vita e dà l'amore agli altri, a un figlio, alla famiglia. Sappiamo come oggi, per i vari problemi economici che hanno gli stati, soprattutto uno stato come il nostro, sappiamo come la donna viene sostanzialmente relegata a essere una sorta di ancora di salvezza per molti disagi che si possono avere all'interno della famiglia, a cominciare dai bambini fino ad arrivare all'età anziana o addirittura senile. L'arte di Maria Paola May è un'arte romantica, è un'arte che rappresenta, che utilizza colori e stili già visti, che appartengono al secolo scorso, ma la sua poetica è molto interessante perché riesce a fondere quello che è il classicismo a quelle che sono le novità e la contemporaneità del nostro tempo. È quindi un artista interessante che riesce a concettualizzare quello che è la vita dell'essere umano di oggi. Noi sappiamo come sia fondamentale per un artista avere uno stile personale e soprattutto riuscire a essere un narratore del proprio tempo, perché noi studiamo i classici del passato non soltanto perché magari erano dei geni o perché erano dei grandi maestri come Picasso, come Van Gogh, Kandinsky, ma soprattutto perché ci raccontano molto del loro tempo. Pensate per esempio ai graffiti sui muri delle caverne, quanto siano fondamentali allo sviluppo della conoscenza che noi abbiamo del periodo preistorico, proprio grazie a quei graffiti, senza alcun tipo di tecnica, ma fondamentali, dal valore inestimabile. Ecco, Maria Paola May riesce a dare un valore alle sue opere proprio grazie a questo racconto del suo tempo, racconto delle tribolazioni del mondo femminile. Alcune sue opere, soprattutto questa, è un'icona del mondo femminile, delle tribolazioni, di chi vive tribolazioni, tormenti interiori. Questa donna che non sa se gettarsi o restare aggrappata a un albero, che comunque è un'espressione negativa, guardate il contesto in cui si trova. Quindi un artista capace di raccontarsi, di raccontare ciò che vive la sua anima, le sue sensazioni, le sue emozioni e di raccontare il suo tempo. Ora vi lascio in coda il video relativo espressamente alla mostra negli spazi della CR Gallery e ci vediamo alla prossima.